Ben ritrovati ancora una volta insieme! Ben ritrovati, ben ritrovati! Bene, diciamo questa è un'allegria non vera, diciamo questa allegria che abbiamo, che ci vedete in viso, non è un'allegria vera, vero Fortuna? Assolutamente no, non è un'allegria vera perché insomma... Ma è frutto soprattutto da bile... Esatto, abbiamo fatto nuovamente insomma un buco nell'acqua, diremo. Allora vorrei dire subito... basta, sì... Non so se mi sono spiegato, Felipe. Continua, continua. Bene, allora questo ci serve come inizio. Intanto auguriamo a tutte le persone da casa che ci ascoltano e vi ricordiamo sempre che siamo sintonizzati su Canale 93 Video Sicilia. Lo state vedendo anche dal banner che scorre. Alla regia Girolamo, ciao Girolamo. Girolamo, Video Sicilia, te siamo collegati in diretta in tutta la Sicilia con la sede centrale che si trova ad Alcamo. Noi siamo a Palermo, quindi c'è questo trasferimento di segnale ogni volta. L'unica trasmissione forse che trasferisce da uno studio a parte. Voi volendo potete intervenire come, Fortunata? Possono intervenire allora mandando dei messaggi sulla pagina di Totò Borgese o Gigi la Maestra, e, oppure andarci a vedere anche in diretta su Canale 93, abbiamo detto Video Sicilia, commentare con noi e manderemo i vostri commenti in diretta. In più siamo su YouTube. E su YouTube potranno vedere appunto la puntata. Su Gigi la Maestra l'avrei detto, Totò sì, Borgese 1, 2, bis, tris, quattris. Dalla prossima settimana saremo su Twitter. In contemporanea, poi siamo su Instagram, su Telegram, a gramma, iniziamo facendo tutti. Bene, andiamo a vedere i nostri amici se si sono collegati. Vediamo chi ci comincia a seguire. Francesco Lamantia, buonasera Totò, buonasera. Buonasera Francesco, anche a te. Allora, Palermo Bari. Chiama da Bari Francesco. È venuta una colite con questa partita, Totò, che non puoi capire. Francesco, tu non c'eri forse allo stadio, sì. Ma io c'ero, l'ho visto. Già. Dal già. Vivo, live. Quindi da live ancora, ancora peggio da live. Sì, live. Peggio perché, capisci, cioè tu vivi un'emozione. Allora, certo, sì. Da un lato io devo ringraziare Filippi perché mi ha ascoltato. Vero, ho notato. Perché ha messo il silipo sin dall'inizio, sì, e l'ha messo dietro le due punte come io avevo detto nella puntata precedente. Però caro Filippo, ora ti devo muovere un rimprovero e sono portavoce di tutti i palermitani che eravamo allo stadio, di tutti i palermitani che sul web hanno commentato, anzi fra poco vedrete come sempre le notizie dal web che abbiamo prese calde, per emozionanti, rabbia, insomma. Perché Fortunata non si può, dico, no, troppa differenza intanto col Bari, troppa differenza, un'enorme differenza, no? È come dire il topolino che con l'elefante, sono due mondi completamente diversi. Esatto. Però caro Filippo, adesso dobbiamo parlare, io farò, diciamo, come sempre, un pizzico di presunzione non deve mancare mai in questi casi, perché vorrei che qualcuno spiegasse a me, a Filippo e a tutte le persone da casa, vediamo che dice. Francesco Lamantia, io soffro di più qui a Bari, immagina. Certo, che uno che fa le metano che sta là, capisci, soffre molto di più. Se allora, ne sono viste delle belle, tra l'altro, durante la partita, insomma, abbastanza nervosismo in campo, giocatori che... Sì, e c'erano, me le sono appuntate, ragazzi, me sono appuntate queste insomma, due. Allora, Palermo... Sì. Il Palermo, fortunato, poteva vincere se riusciva a fermare due persone. E cioè il numero 10, sì. Botta, che chi c'è proprio nella retta una botta. Botta. E secondo me ogni tanto tendeva a dare qualche botta ai nostri giocatori. E soprattutto il numero 14, al quale va il mio applauso, perché noi siamo sportivi. Sì, sono stati veramente... Il quale numero 14 da Rigo... Impeccabili, diremmo. No, ma sì... Siccome c'era l'allenatore, dico, come si fa a regalare mezzo tempo a una squadra? Perché poi quando è entrato Ogier doveva andare a contrastare D'Arrigo. Però vorrei che Filippi spiegasse una cosa. Allora, caro Filippi, due punti.
se tu dici adociar, ma vedi che io ero ostato, Filippo, quindi non è che volete che non è bea perché... Non ti può smentire. Assolutamente. Se tu dici adociar, di marcare, come si chiama? Dal rico, del ricco, scusate, del ricco, però tu gli dai... un modo di marcare che è a zona, lo dico al signore da casa. Allora, un giocatore è qua, signore, non si trova a zona, anziché marcarlo ad uomo. Quello andava marcato ad uomo, non a zona. Oh, Altro che, certo, dottore. pezzi in tollo porotò. Come gli lasci 4 metri a Del Rico, che lui con la palla tecnicamente faceva tutto quello che voleva, e intanto cominciano ad Eh sì, arrivare. eh sì. Vediamo che arriva ancora. Allora, Juan Sebastian Chillemi, buonasera, ho visto la partita in TV e non abbiamo puntini E non abbiamo, è meglio che iniziamo puntini. gioco. Muti. Io ho visto la partita in TV, ce l'ha riscritta. Sì, ce l'ha riscritto, quindi. E quindi capirai bene quello che stiamo No, no, commentando. ma abile, Cioè, proprio abile. ci siamo stati male. Allora. Perché veramente, Totò, onestamente, vedendo il risultato e pensando, senza aver visto la partita, no? Pensando a questo risultato che poi alla fine è un pareggio, e pensando che il Bari è la capolista, 8 punti di distacco chiaramente Se uno pensa dalla dice, Samo, dice, ah, anzi, hanno giocato. Dice, anzi, sono stati bravi. Invece, chi ha guardato la partita e pensando poi che siamo stati in superiorità numerica al secondo aspetta, ci tempo, arriviamo, no, 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 cioè, un ghittero di piattaforma, no, aspetta. Allora, a poco, cominciamo con la prima video notizia. deludente. Mister Gioacchino Loverde, oggi sono uscito dallo stadio con il sangue marcio. Vedere una squadra che fa 902 passaggi da destra a sinistra e viceversa, senza mai andare alla conclusione, guidata da un allenatore che di calcio non capisce nulla, eppure allena in Serie C perché può allenare nei dilettanti, non sa dare una svolta di gioco e dulcis in fundo fa uscire Silipo, il migliore, e due attaccanti velocissimi per far entrare due mezze punte. Allora, intanto io devo fare i complimenti a Gioacchino Loverde. Caro Gioacchino, che è stato fra altre cose un mio allenatore pure. Gioacchino è stato un allenatore vincente. Lui diceva che lui allena, Gioacchino potesse allenare in Serie E allora, esatto. A. Adesso, tanto è vero che lui è tornato indietro e va a fare il settore giovanile, no? A una Ah, certa età, poi ecco, uno si dedica ai insomma. bambini e cerca di dare loro tutta Ottima l'esperienza osservazione, che negli certo. anni si è avuta. Allora, intanto. Gioacchino, grazie, ma adesso parleremo di questa cosa che ha detto Gioacchino. Io però a questo punto Andiamo a vedere il vediamo commento. che dice qua Saverio. Upalem è come l'acitus La come bintato. l'aceto Saverio sbentato. Flaia. Ciao Esatto, poi Saverio. che abbiamo? Buonasera Totò e Fortunata, ciao Toni Ingressia. Tony, ciao pure a te. Allora, io partirei dalla formazione, giusto, Fortunato? Sì, partiremo dalla Da quello che ha formazione. detto Gioacchino. Gioacchino ha Esatto. detto, dice, 2500 passaggi. Ecco, A nota Ciappa. dolente. Oh, allora. La vogliamo vedere questa nota dolente, Totò? Oh, allora noi abbiamo preparato Ci siamo un grande attrezzati. effetto speciale. Guardate che alzalo un pochino, ecco, così. Filippi, meglio di così. Scusa, facciamo il contrario, perché Palermo prima attacco ricca. Esatto. Noi la verità dobbiamo dire. Allora, qui siamo al centrocampo. Allora, intanto vediamo gli schieramenti, lo dico per i signori da casa così vi avvicinate a vedere il calcio. Quando sentite parlare di 4, 5, 1, 2, 3, non è che sono chi di cosa non 8, 9, 9. Allora, il Palermo era così schierato. Sì. Noi avevamo come sistema di gioco un 3, 4, un finire, eccolo qua. 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, e 2. 2, che poi era simile a quella del Bari, la prima Qual parte. era la differenza col Bari, E la Fortunato? differenza è nella difesa, si è schierato con 4, quindi 1, 4, 3, 1, 2. Quindi noi avevamo un difensore in meno, ma un centrocampista in In più. più, Diciamo che era una esatto. squadra più offensiva, così si dice in italiano. Esatto. Ora, caro Filippi, Questi passaggi, nota oh, dolente, Totò, andiamo al discorso spiegaci. che fa Gioacchino, Esatto, giustamente. spiegaci. Allora, il Palermo fa così. Intanto tu mi devi spiegare, caro Filippi, che significato ha partire l'azione qua, mettere due giocatori qua, uno qua e uno qua. Il portiere ha la palla qua e ce la passa a chi ci tocca. Dentro l'area, cioè non l'area grande, l'area piccola. Se
Siccome lui ha a che fare con grandi giocatori tecnicamente abili, non posso permettere che comincio l'azione da dietro. No. Primo errore, ma non esatto. una volta, 10 volte. Tanto è vero che il sangue bolliva, cioè, Ugo ne fece. Sì. Chiaro? Seconda cosa, gioco del Palermo. Vorrei che qualcuno. Io capisco che questo è il gioco moderno, forse il problema è che questo è il gioco moderno, capito? Il gioco moderno dice questo, guarda. Allora, il portiere ha la palla, il terzino ha la palla, piglia la palla. E la dà qua, a questo. Esatto. Questo piglia la palla e la dà a questo. Questo piglia Questa la palla la e la dà a le questo. fasce. Ci siamo. Poi questo è sceso, è andato in sovrapposizione, va da questa parte. E tutto il gioco che svolgono, lo svolgono qua. Questo è il Palermo, per capire in avanti, lo dico per i signori da casa. Sempre lateralmente. Sempre la terra. Ora io vorrei dire a quest'entuale. Se vuoi li fai giocare sempre così, perché questo è il tuo credo calcistico, no? Tutti i palloni di qua finiscono fuori. Ovvio. Uno fuori, ma anche il gioco al centro. Ci arriva pure un bimbo. Ci arriva pure un. Quindi noi ieri abbiamo visto che su 50 palloni Sì, giocati sulle giocati. fasce, 48 sono andate fuori. Esatto. Perché se io gioco qua, l'unica possibilità che ho è che rimane la palla fuori. Giusto? Uno. Torniamo all'argomento principe, che è quello che mi fa arrabbiare tremendamente. Tutto questo gioco fatto così. Allora, questo ha la palla qua, qua. Anziché fare una verticale, anziché fare un diagonale, verticale significa, signora, dritto qua dentro, così, il Palermo fa chi stava la palla e c'era una chiesa. Chi stava la palla e c'era una chiesa. Poi torna indietro. Appena questo vede l'avversario, siccome si scanta, Torna indietro. torna indietro, piglia la palla e c'era una chiesa. Appena uno attacca questo, chi ci piglia la palla e c'era una chiesa. Chi ci piglia la palla e c'era una chiesa. E sta palla fa, che nel Il revoluzione primo la butta tempo indietro. l'abbiamo regalato così ai nostri avversari. Ora, ditemi voi che modo è di giocare questo. Assolutamente La no. mezza punta, o Piccirillo, che deve dettare l'ultimo passaggio, questi due signori di qua, siccome il gioco è prevalentemente fatto sulle fasce, per venire a prendere un pallone giocabile, devono andare dietro. Vanno a centrocampo a pigliarsi la palla. Appena fanno 30 metri, arrivano che è successo, non capiscono più niente. O bloccati dalla difesa Certo. del Bari. Vorrei ricordare a Filippi, caro Filippi, anche se tu la squadra la metti più avanti come baricentro e fai così, mettiamo così. Appena la squadra comincia a giocare nuovamente, da qua a qua, da qua. Questi avversari, in questo caso il Bari, si sono piazzate, pezzi in tuollo. Ma come fate a non capire? Parlate di professionismo. Mai una verticalizzazione. Verticalizzazione, lo traduco per i signori da casa, significa questo. Io ho le due punte qua. Qua. Questo è l'ultimo uomo che deve dettare il passaggio. Questo, anziché fare una verticalizzazione verso qua, o questo, fare una diagonale verso qua, no, ricca, dove va la palla? Qua, Sempre indietro. ricca, va, appena questo sta per scendere in porta, qua, sta per arrivare qua, e questo di qua, l'avversario, vedete, ci va incontro, Lo blocca. lui cosa fa? Si gira e passa da qua, e cominciamo da capo. Ora, questo gioco, io lo capisco, allora per giocare ditemelo più felicemente, lo dico ai signori da casa, lo dico a chi fa calcio. Quindi per giocare a calcio fra i professionisti non bisogna più avere competenze calcistiche, cioè visione di gioco, apertura, guardarsi davanti all'avversario, guardare dove è messo l'avversario, sapere lanciare la palla, colpire di testa, i fondamentali. No, Quindi basta che tu sai passare la palla da qua a qua, è da da qua a qua a qua, e giochiamo tutta la partita così. all'archetto. Ogni tanto, poi succede un'altra cosa importante, fortunata. Dimmi. Giocando sulle fasce, Sì. è naturale che si ha la ricerca del cross. Ora, noi non abbiamo Ma due sono grandi colpitori di testa messo qua. Questi Esatto. due, Brunore, non sono grandi colpitori di testa. Brunore, la palla gliela devi dare a terra, da dietro, a terra. Fai l'1-2 significa, traduco in italiano, tu la dai a me, facciamo un triangolo, io la posso dare a te, o tiri direttamente. Ti sono spiegato? Certo. Scusate se sono veloce, sono anche Tra arrabbiato, l'altro perché
Io non faccio l'allenatore, però dico, va, vedendo una partita del genere, Non si può, non sfido si può. chiunque in questo momento da casa, fra quelli cronisti, quelli che fanno tutte le trasmissioni. Questo dovete spiegare alle persone. Io sono un nazional popolare, meschino, niente. Quindi, Quindi Totò alla fine. aspetta, adesso ti faccio una domanda e sono certo che tu difenderai, cioè risponderai sicuro, guarda, anche se Vediamo. tu, diciamo, non sei ferrata molto nel calcio, no? Ma sono certo che a queste domande mi rispondi sicuro. Fortunata, la domanda che ti pongo e ti faccio l'applauso se la indovini. C'è un po' di confusione così. No, ascoltami. Cara Fortunata, secondo te Dimmi. i giocatori del Palermo, per prendere la palla all'avversario, cosa facevano? Cosa facevano per prendergli la palla agli avversari? Praticamente scappavano sempre, cioè non Ma facevano falle non ne facevano fallo. continuamente, continuamente. Cioè, non ho visto un tiro, un solo tiro, quando praticamente i giocatori del Bari correvano, perché correvano, rispetto a noi, non riuscivano a levargli la palla L'unico senza modo fare per un levarlo fallo. era Un un fallo. fallo, E bene. rischiare tra l'altro di essere buttati fuori. Eccolo. Allora, oggi Quindi il abbiamo rischio era dato, elevato. diciamo, in maniera indiretta, ora andiamo a vedere tutti questi messaggi che ci sono. Sì. In maniera indiretta abbiamo spiegato per quelli come me che di calcio ne capiscono poco, Esatto. cioè dico, ma è possibile che in 90 minuti io ho contato proprio, ma appuntavo 40 falli, cioè non riuscivano a togliere la palla dai piedi se non attraverso il fallo. Allora, Mentre invece il Bari ha tenuto bene la palla, faceva dei tiri puliti, tecnicamente aveva un gioco perfetti, pulitissimo. pulito, esatto. Si vedeva che è di un'altra categoria. Però io dico una cosa. Allora, ribadisco questo concetto. Allora, oggi, per giocare fra i professionisti, bisogna solo sapere passare la palla. Perché appena cerchi di fare un cross, ne hanno fatte 10, 8 sbagliate. Esatto. A chi? A che cosa? Ora dico io, due attaccanti, come fanno a prendere la palla con le spalle alla porta, intanto si devono girare, anziché Certo. mettere in condizione che se io sono qua e tu mi dai la palla un po' più avanti, io la porta ce l'ho davanti e posso chiudere Certo, l'azione. cosa che non si poteva fare perché Allora, chiaramente di palle buone non ne hanno mai avuta. caro Filippi, è inutile che con la mano fai sempre così. In campo Filippi fa ecco, fa abile, perché Esatto. no, però dico Filippi, fare abile è una cosa. Non porre i correttivi a questa cosa. Se tu vedi che nell'altra squadra, ti ripeto, c'erano due elementi da. Allora, uno deve fermare il gioco di queste due persone. Li doveva fermare. Lo ripeto, chi sono? Botta ed Enrico. Nel secondo tempo, dopo averlo fatto giocare. Scusa. Dopo averlo fatto giocare per tutto. Non lo potete fare fra un quarto d'ora, sta cosa. No, non so, perché sennò non è contento. Quindi, dopo aver fatto questa cosa, ha messo Ocer e gli dice a Ocer, ti devi stare su Derrico, ma gli devi dire a uomo, marcatura ad uomo. Ma siccome Palermo ha a fare solo taranam, taranam, Passaggi, taranam, solo che passaggi. ripeto, questo modello di gioco è preso dal rugby, visto che io faccio questo mestiere, insegno sport. Il rugby cosa fai tu? Fai tutta la zona dentro, uno tira la palla, esce, sa tirano, poi arrivano 10 metri avanti, si bloccano, arriva a capo. Allora, le squadre vincono se c'è verticalizzazione e si fanno le diagonali. Non puoi giocare sulla fascia, su 30 palloni, Tutti 42 fuori, vanno fuori. Bene, certo. andiamo a sentire i nostri amici e poi Vediamo. ritorniamo. Oh, che messaggi lunghi. Abbiamo, vediamo che dice. Tony Ingrassia, allora, Gioacchino Cuva, abbiamo un gioco troppo macchinoso, giro palla come se fossimo il Barcellona. Abbiamo poi deciso di mettere Corona e non è arrivata nemmeno una palla alta in aria. Quanti tiri in porta abbiamo fatto? Possibile che non riusciamo più ad essere incisivi e concreti? Qualcosa non va, Bene, vediamo decisamente. cosa dice Tony Ingrassia. Un'altra cosa che non sopporto, questa divisa indossata ieri. Attenzione, è una bella divisa, ma al Barbera deve regnare il rosanero. Questa è un'altra bella, come Bella dire, riflessione. bella riflessione. Allora, Eh sì. quindi abbiamo spiegato. Andiamo a vedere il web cosa ci fa capire. Da Old Style Supporters Rosanero, Francesco Safina. Un punto guadagnato o due persi? Senza dubbio oggi possiamo affermare che si è trattato di due punti persi. Forza Palermo!
Allora, bravo Francesco, si è trattato di due punti persi. Ora andiamo a quello che tu hai detto, Fortunato. Esatto. Ma non ci siamo nemmeno accorti che giocavamo uno in meno. Esatto. Questa è un'altra cosa. Secondo tempo abbiamo avuto una bella opportunità, no? Sì, e adesso sentiamo la dichiarazione di Filippi, che a proposito di questa cosa dice una cosa che un allenatore, secondo me, non dovrebbe mai dire. Ma andiamolo a vedere. rosanerolive.it. Tutto sul Palermo. Domenico Fabio Spataro. Filippi, non era semplice sfruttare la superiorità numerica. No, no, Filippi. Filippi. Questa cosa non si può non sentire. Si può sentire da un allenatore. Cioè, dire da un allenatore, cioè, che la superiorità non era facile gestirla, veramente. Sfruttarla ancora peggio. Sì. Filippi, a Coverciano, quando si fanno, uno vuole diventare allenatore di Serie A, come sai benissimo, no? Non te lo devo dire io, ma queste cose tu le sai meglio di me, spiegano cosa fare quando la squadra è in superiorità numerica, no? Io capisco che uno ha quel materiale umano e dice, vabbè, io chi ce l'ho? Però diciamocelo alle persone, cioè evitiamo le illusioni, le delusioni, no? Cioè diciamocelo. Diciamoci che questa è una fesseria. Cioè, va, che tu dica era difficile, come difficile? Devi farti in quattro per trovare una soluzione e approfittare. E approfittare di un uomo in me. Esatto. Io ero lì al campo, ero seduto là dietro, proprio, vedi da tribuna da in capo. Quel posto è mio, dove c'è quel quadretto rettangolare, quello sono ancora io che ce la sapevo, i pantaloni da che mi sfida. Accanto ai VIPs, guarda, quelli sono i VIPs, sì, e io ero stato via, vabbè, non c'è un marone che dico che se veruce mentre dan faccia, io l'ho messo là, quindi, no, ti dico pure dove ero seduto, capito? Sei rimasto stampato là. Ci arricciavo perché mi cuciva e mi scuidava tutti, Skype, tu se dacci lo sai, no, perché, fortuna, non si poteva vedere una partita di quel genere, capito? Non è possibile vedere una partita. E fra le altre cose, dico ai signori da casa, a quelli che amano il calcio, che questa trasmissione, ripeto, ah, anche un tocco di allegria, cioè, voglio dire a questi signori che si fanno l'abbonamento, ragazzi, se lo stadio non è pieno, se tu sei un po', non dico che sei in un'altra fila, ma se sei un po', cioè, poi arrivi come chi dirà addia, l'avete presente la polizia addia che c'hanno cosa messo qua, che cominciano a sbandierare questa... l'abbonamento, così. Ah, l'abbonamento. Cioè, non è che perché se tu fai vedere l'abbonamento sei meglio di me che ci vogliamo ogni tanto. Cioè, la prima cosa, la presente mi dice, polizia. Ah, ma io ci ho domandato l'abbonamento, sulla parola, lei mi dice, io sono l'abbonamento. E si è settato. Cioè, avevo sbagliato di un po', anziché no, quai tu dicendo no tiri. Non si fa, Totò. Quindi diciamo che... Bene, andiamo a vedere che abbiamo ancora altri due commenti e poi andiamo avanti. Allora... vediamo un po'. Vediamo cosa dice. Toni Ingrassia, Terranova ci voleva aiutare ad essere stato espulso da ex giocatore del Palermo Primavera. Vedi, vedi. Certo, una mano ce l'aveva data Terranova. Allora, vediamo che dice. Francesco Lamantia, Totò, Filippi non sa leggere le partite. Abbiamo giocato un tempo con un uomo in più ed il Bari continuava a dominare. Purtroppo dobbiamo tenerci questo allenatore perché non ci sono soldi. Morti non ha soldi. Allora, questo è verissimo. Comunque avevamo un giocatore in più, eppure non si è proprio per niente capito che avevamo un giocatore. Allora, in ragazzi, più. Ascoltatevi questo momento dedicato alla pubblicità. Non vi allontanate, lo diciamo ai signori da casa, perché vedete che subito dopo ci sono delle dichiarazioni che vi lasceranno, come si dice quando uno c'ha la parete di stucco. Io ho detto a un amico speciale, non so cosa fare per andare a mangiare. Lui mi disse, se ami il panino ti mando da Nino, cioè un ballerino.
se lo trovi sempre che balla, come un pendolo oscilla e poi parla. E così hai scoperto perché di questo profumo in giro non c'è. Con la mizza puoi scegliere il gusto che sembra più giusto durante una cata. Lui ti dice tu come lo mangi per fare feura, schietto maretata. E ci spreme persino il limone, con la birra che sembra un torrone. E così hai trovato per caso quel gusto perfetto che è dentro di te. Ah, che bello panino, solo Nino lo sa per fa. E così hai scoperto perché hai il gusto più buono che al mondo non c'è. Tu puoi scegliere mille pietanze, panino e panello, oppure kifel. Se vuoi fare una cena in diretta, panino e porchetta, mi pare perfetto. Tutti i gusti li devi provare, capirai il sapore e l'essenza. O gli amici da solo in presenza, o bello panino a Piazza Indipendenza. Un evento filmato da Nino, è ricco di tutto, non solo il panino. Anche il prezzo lo puoi concordare, compreso i servizi e cosa mangiare. Le pietanze del cibo di strada, le sorprese del gusto più strano. Vai da Nino che senza paura, io ti consiglio fai bella feora. Ah, che bello panino, solo Nino lo sa e fa. E così hai scoperto perché hai il gusto più buono che al mondo non c'è. Ah, che bello panino, solo Nino lo sa e fa. E così hai scoperto perché hai il gusto più buono che al mondo non c'è. Ah, che bello panino! A proposito di panino, allora cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buon Natale a tutti, buone feste, buon Natale, buon Santo Stefano. Insomma, che sia un Natale da vivere insieme. Ora cominciamo a mandare tutti insieme, i messaggi insieme, in famiglia. In famiglia, attenzione al Covid. Affetti, con i vostri cari, mi raccomando, attenzione sempre al Covid, anche se vi riunite, insomma, sempre. Tanta attenzione, perché altrimenti poi una bella festa si può trasformare. Quindi, a proposito di Nino, ragazzi, vi invito personalmente, perché l'ho mangiata una decina di volte, a mangiare la porchetta da Nino. Porchetta della miseria. Cioè, porchetta della miseria. Ma poi fa quella bomba, ci mette l'Emmental, la cipolla, la cipollina agrodolce, poi c'è il salamino piccante. Insomma, chi più ne ha, chi più ne ha. Allora, sicuramente i gusti vanno dai più svariati e da Nino, ecco, quindi, sarete soddisfatti. Fra le altre cose, sta preparando Nino una bella iniziativa, cioè andate a fare gli auguri da Nino e all'occorrenza da Nino fate gli auguri col panino, cioè nel senso che mentre fai l'augurio mangi un panino, auguri Nino, e tu lo mangi. E sta preparando tante pietanze, sono nuovissime, poi vi mando alcune foto la prossima puntata, vi faccio vedere i panini particolari, bomba. Panini poi bomba. Quello gourmet, gourmet sono quelli che proprio delle chicche, delle sì chicche Nino, ma sta diventando dopo gourmet, che sono gourmet? Ma in the world lui porta, abbiamo detto tante volte, lo street food palermitano in giro per il mondo, no? Ecco, attenzione, ci fanno sapere, fortunata. Attenzione, Terranova, anche se aveva fatto l'osservazione che si è fatto buttare fuori, è campione d'Italia col Palermo Primavera. Allora, e quindi Tony Ciceva in realtà è Mirri. Ma volete sapere di più? Secondo me, se lui non fa quel fallo, noi facciamo il gol, perché Bruno era dall'altra parte solo. Esattamente. Quindi diciamo che fra i due mali, ecco, fra il rigore o il gol, ha fatto secondo me una buona cosa. Intanto abbiamo Giovanni Pollo, vediamo che ci c'è. Buonasera Totò e Fortunata. Il Palermo ha saputo difendersi alla pressione del Bari del primo tempo. Silipo e Brunori sfortunati. In 10 il Bari non punge, ma il Palermo non morde. Esatto, non abbiamo approfittato. Juan Sebastian Chillemi, Totò, la verità è che il palermitano si lamenta sempre. Con il budget che abbiamo e con i giocatori che abbiamo, sfido qualsiasi allenatore a fare più punti di Filippi. Questa adesso ne parliamo. Ciao Gioacchino. Bari. Gioacchino Gambino. Bari per chi cerca da Bari. Bravo Gioacchino. Allora, vorrei rispondere subito. Tu sei d'accordo con questa analisi? Allora, vero è fortuna che ci sono pochi soldi. Sì, però non possiamo avere sempre questa scusa dei pochi soldi. Allora io dico, però non create illusioni. Lo dico ai palermitani, a quelli che vanno allo stadio. Sono giocatori che comunque giocano in Serie C, ragazzi. Io ho visto professionisti. Sono professionisti, sembrano veramente i giocatori della parrocchia del prete. Cioè, non si sono come i castagni del prete. Non si può continuare a passare la palla tutto il tempo senza fare azioni, senza creare azioni. Uno, non hanno vinto un tackle, cioè quando due si scontrano, l'hai presente? Esatto. Allora, vorrei spiegare queste cose, le hanno spiegate quando giocavo a calcetto io nella parrocchia Luzio Echi.
che se tu sei una punta, cioè tu sei un attaccante, a fare l'esempio, questo è l'attaccante, tu sei il terzino che sta dietro, se gli vuoi fregare la palla all'attaccante, non è che ci devi stare attaccato dietro, o lo anticipi quando arriva la palla, mi sono spiegato, ma queste cose l'hai spiegato oppure no? Allora, oppure fisicamente abbiamo visto che quelli correvano come i pazzi, sì. Correvano, ma c'erano questi due che mi iscrisse, che a me piacevano, Botta e Del Rico, che non perdevano un pallone e nessuno riusciva a due, a tre, a quattro, a togliere la palla. Allora significa che qualcosa non funziona, ragazzi. Qua non è soltanto un problema di sapere giocare o non sapere giocare. Allora esatto. Io dico, vero è che i soldi non sono molti, vero che il materiale umano che amministra Felipe è poco, però io dico a Felipe, io ho spiegato, se no piglierà la magnetta lo spiegare. Dicono, se uno ha un credo, allora succede questo, fortunato, ogni allenatore ha un credo calcistico, significa, ah, okay. Vuole un modulo, 4-4-1, crede 4... in questo, sposa un modulo e lo fa sempre suo. Allora, gli allenatori quelli veri però, sì. Rispetto al modulo che loro hanno precedentemente stabilito, perché durante gli allenamenti, in base alla squadra che devono incontrare, si dice che in corso d'opera leggono la partita e cambiano le carte in tavola. Esatto, in base a come si struttura. Ora, la partita. Caro Felipe, nella situazione che tu hai fatto, siamo dentro casa, dobbiamo vincere, tu devi mettere 18 punti, pure che perdi a meno, non succede niente, se avessimo avuto un punto in meno, o avere osato ad averne 3 in più, esatto. Perché qua è anche un problema di mentalità, certo. A meno che la dirigenza non ha detto a Felipe, giochiamo, dopo che la presidente che giochiamo per ottenere di più, esatto. Dice giochiamo, facciamo finta che vogliamo andare in B, però sappiamo che non ci sono le... Andiamoci a vedere, c'è un'altra dichiarazione importante presa dal web, fortunatamente, sì. Vediamo questa. Da tifosipalermo.it, Filippi nel dopo partita. Doda non convocato per scelta tecnica. Per giocare a calcio non bisogna solo giocare a calcio. Ci sono aspetti da tenere in considerazione. Gap col Bari c'è. Soddisfatto dei miei ragazzi. No, va bene. Aspetta, mi bevo un poco d'acqua. E poi comunque con Filippi non mi pare che con le sue dichiarazioni ci acchiappi mai tanto. Allora, fortuna. Queste sono dichiarazioni d'occasione. Sì, però troppo. Però Felipe, troppo. Se c'erano 10.000 persone e tu parli non con quelli che sono tifosi, proprio accaniti, come dire, va. Accaniti. No, con uno sportivo che sa un po' di calcio, che è andato a vedersi uno spettacolo, in fondo il calcio è uno spettacolo. Certo. E tu dichiari, sono contento delle prestazioni dei miei ragazzi, ti voglio far notare due cose che forse tu non hai notato. Quando è finita la partita... I giocatori sono stati fischiati. Uno, quando i giocatori sono andati verso la curva, non le ha defecate nessuno. Quindi il fatto che tu dichiari, perché deve parare, che invece fate a chiocciola, sì. Lo capisco, questo è il suo mestiere. Certo. La squadra mi è piaciuta. Ora, per uno come me che era allo stadio e ha pagato un pozzo di soldi per vedere che quella non è una partita per quei soldi. Filippi, mi capisci e te voglio dire, lo dico anche alla società, quei soldi non valgono lo spettacolo che abbiamo visto. Poi uno è tifoso, uno può mettere, l'ho sempre detto, mettiamo 200 euro l'uno e compriamo tanti giocatori. Io questa cosa l'ho detto, no? Però adesso c'è a gennaio il mercato della riparazione. Giusto. E come a fare? Cosa faremo? Boh, andiamo a vedere intanto che arrivano altri... Qualche altro commento, dai. Ecco. E allora, Totò, ma il tapiro a chi lo darete stasera? Purtroppo devo segnalare sempre Filippi, se lo merita. No, abbiamo già parlato con Filippi e dice quando vuole, un sapo ne metti. Aspetta che qua c'è il sangue, il sangue! Francesco Borgese, forza Palermo, sempre forza! Sempre forza, Francesco, stiamo facendo un poco di abile, però... Ma Borgese, quindi lo conosci, no, ecco perché questo, il sangue. No, questo è proprio il sangue che scorre Borgese, lui è di Foggia, sta a Foggia, ma è, ecco. Diciamo, okay. Come noi, siciliano, palermitano, però è trasferito. Quindi forza Palermo, ci conosci. Forza Palermo sempre. Non ti preoccupare, Francesco,
Ce la faremo, non ce ti la preoccupare. faremo, Quindi il problema è semplice. Andiamoci a vedere, Fortunato, un'altra cosa importante. Allora, un'altra fotonotizia. Più che fotonotizia, io manderei un'intervista di un ragazzino. Sì. Che fa il portiere, quindi sa di calcio. Sì. Vediamo cosa ci ha rilasciato. Senti Daniele, ma questo Palermo, nemmeno col bar, uno in più. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Che ne pensi? Un Palermo molto scadente, tu. Potrebbe essere la nostra opportunità per andare in B quest'anno, però vedo che proprio la squadra non c'è, che Filippi fa cambi proprio impressionanti, proprio non c'è la squadra. Secondo te cos'è mancato al Palermo? È mancata la grinta, cattiveria, carattere, queste piccole, le cose principali per vincere una partita. Senti, ma ancora una volta ho visto un gioco fatto soltanto di passaggi laterali. Come mai secondo te? Non lo so, prof. Questo Palermo per ora gioca solo all'indietro, gira sempre palla, non attacca mai, non so perché. Senti, ma quale potrebbe essere una soluzione? Adesso arriva gennaio, potremmo comprare qualcuno. Ma secondo me, se io sarei Mirri, prima di tutto esonerei a Filippi completamente, perché secondo me non ha un gioco di squadra. Non mette grinta, cioè secondo me è inutile questo là. Allora lasciamoci con questo interrogativo, grazie per questa bella intervista. Grazie a lei. Beh, dei giovani, la voce della verità, questa trasmissione. Sì. Avete però, Filippi, tu dichiari che hanno giocato bene, o io mi sono visto un'altra partita, poi sei entrato in stadio. Sì, evidentemente non ha raccolto la delusione di tutti i palermitani, che ci aspettavamo in casa e soprattutto in superiorità numerica, allora, di avvantaggiarcene, no? Filippi, allora, detto fra di noi, se tu hai dichiarato quella cosa perché vuoi coprire la squadra, io ti capisco. Però va, dico, non è che mi passa bene a dire a mia che il giocatore ha giocato bene, perché altrimenti, come dire, o io ero in un altro stadio, non so di quale partita sto parlando, oppure tu non eri in panchina ma eri alle sole femmine. Ci siamo, dico, se tu mi dici Totò, lo sai che queste dichiarazioni si fanno perché i ragazzi sono giovani, sono fragili. Si devono fare, dico. Si devono, sì, però sono professionisti. Filippo? Esatto. Sono professionisti, capito? Altrimenti dicevo che non è dilettante, allora dice vabbè è dilettante, ci ha giocato, io pure nel dilettante giocavo, io. Non è che potevo avere la mente del professionista, esatto. Ma se tu scendi in campo e ti annaca tutto che la palla, passeggi, già sei professionista. Ha detto bene il ragazzo, no? Daniel ci diceva non si sono viste azioni da gol, ne sono mancate proprio. Niente, vediamo cosa qualche dice. Qualche altro commento? Francesco Borgese, battere il Bari è obbligatorio. Che certo, ma soprattutto lo faremo, speriamo. Cioè, vediamo che dice Giovanni. Giovanni Poni, Naviva e Giovani, Filippi forse ha visto un'altra partita. Ragazzi, allora questa che è visto l'umore, tu hai detto giusto, l'umore delle persone, esatto. No? Cioè, se uno non capisce, rabbia. Gli ho portato due esempi, gli ho detto Filippi, ma tu ti sei accorto che li hanno fischiati anche timidamente? Ti sei accorto che come sempre la squadra va a ringraziare quelli che fanno il tipo per 90 minuti, che ringrazio, applauso il per tifo, voi. Tifo, bravi. Non perché se non fosse per questi della curva, mollato male. O silenzio, ne me ne sa di diabete a tutti. Esatto. Anzi, me ne vai, sto che tanto, se sei in casa, non c'è ne... capoampa! E uno... e si arrepica, capisci? Così, giusto per... Non è che si gioca così, non si gioca così. No, assolutamente, delusione. A 360 gradi. Vediamo a vedere cosa dice il web. Da tifosi rosanero riuniti, Manuel Mannino. Non mi piacciono le dichiarazioni di Filippi. Non si rimpallano al calciomercato le responsabilità del gap di classifica e di prestazione rispetto al Bari. Innanzitutto un doveroso mea culpa. Poi tutto il resto. Ecco qua, esatto, una conferma di quanto abbiamo appena detto. Cioè, Filippi, dico, intanto vediamo per i signori da casa, questo è il tapiro. Lanciamo la nostra, ogni sera, ogni volta che facciamo una puntata, lanciamo questo
Tapiro, vediamo chi si è attapirato secondo cioè, voi. A chi dobbiamo darlo il cacciopero? Dobbiamo dare questo trofeo. Va bene, lo diamo a fine puntata, lo assegniamo. Nella partita del Palermo-Bari. Quindi, come avete visto, chiunque dico certe dichiarazioni, è meglio non farle, no? Abbiamo giocato male, non siamo all'altezza. Allora, cosa ci vuole per essere all'altezza? Due condizioni, questo no. Intanto mi rivolgo ai alcuni sportivi che in questo momento ci seguono, no? Se voi volete sentirvi dire da me il Palermo ha giocato bene, come fa Filippo, no? Uno sa pigliare per fissa, sapete che ci sono altre trasmissioni, facetevi pigliare per fissa e l'auto. Se volete che ve lo dica in italiano, io sono disposto a farlo, io mi scrivo quello che devo dire, faccio la scaletta, no? Questa è una trasmissione live. Esatto. Quindi quello che viene una pignata a Cecalamo. Esatto. Però la cosa importante... Aspetta che abbiamo un altro amico. Rosario Tantillo, squadra da ritirare e mandarli a raccogliere pomodori per quello che guadagnano. Mettiamo Pipiritu che corrono molto di più. Vedi che la pensano diciamo, un po' così. No, ma queste, allora, tutti quelli che vanno allo stadio, fortuna. Hanno delle aspettative. Certo. Allora io dico, vero, non vero che giocava col Bari, perché se Dio non libera il Bari voleva giocare un poco meglio se non avesse avuto l'uomo in più. Esatto. Vabbè, tutto un altro mondo. Se avesse avuto l'uomo in più. Ma solo che noi non l'abbiamo avuto, cioè, solo che noi non ce ne siamo accorti che era in meno. Ma completamente, manco si è notata questa cosa. Cioè, anche differenza. Questa cosa, dico, Filippi, numerica. Come si fa a dichiarare, vabbè, non abbiamo avuto l'occasione per sfruttarlo questa cosa? Non le abbiamo create, è diverso. No, ma te la devi inventare l'occasione. Esatto, non le abbiamo create. Allora, faccio un altro esempio. De Rosa, o Mazzi di Rosa, non c'è Rosa senza spine, come? De Rose. Forza, De Rose. No. Caro Filippo, l'hai visto che passeggiava a centrocampo, che giocava da fermo, a palla, cioè contro il Bari, cioè una squadra che pensa che io devo vincere la partita così, esatto. Gli rosicchio tre punti, me ne vado a meno cinque, cosa si può discutere? No, giocava dentro il campo. Ora dico, chi sa di calcio? A meno che uno non va a calcio di una lente, fanzecchiate con me sogliere e con me moglie a casa, me ne voglio cucciare e mi va a sporre. E sta bene. E chi lo passa? Coca-Cola, acqua minerale, noccioline. E allora è un altro... Pane col pane, io mangiavo pane che pane, all'anza ringrazio questo amico, poi... Uno può andare allo stadio per mille motivi, ma se uno va allo stadio e poi si siede, no? Per vedersi la partita. Sì. Un minimo... Almeno un minimo di divertimento, quindi, di azione. Un pallone non riescono a toglierlo dai piedi dagli avversari, no, se non ci fanno il fallo. Però sono brevi a tenere le magliette. C'era una che diceva, può finire che c'è, ma viene, no, ci viene stitta la maglietta. Quindi lo facevano apposta per aiutarli ad allargare. Sì, hanno state due o tre occasioni al centrocampo, no, che loro i palermitani tiravano la maglietta all'avversario, all'avversario dice, lo so, ma viene stitta, è inutile che mi fa birre. Allora, vediamo di chi Giovanni. Allora, ai playoff non si può scendere in campo come il Bari, ci sarà da tirare fuori le unghie, speriamo con un altro allenatore. Vedi, Giovanni è uno di quelli che si porta il lavoro avanti, uno è quello che rimane pure lui. Sì, illuso pure lui, si illude pure lui, no? Poi già parla dei playoff. Ma quale playoff? Quale playoff? Allora, ragazzi, l'unica occasione che abbiamo è a gennaio. Caro Mir, allora, rilancio questa cosa per i palermitani. Anziché faccio finta di non andare al ristorante 5-6 volte, mettiamo 100 euro da parte l'uno. C'è un KP lockdown, non ne fanno tesoro ristorante. Esatto. Mettiamo 100 euro, 150, li mettiamo da parte e gridiamo tutti a Mir. 10.000, facciamo 1,5 milioni. E diciamo a Mir, Mir, abbiamo bisogno. Un centrocampista serio, non richiede la scimmia che passava con l'altro. Dall'olio. Dall'olio, no pane. Allora, caro Presidente. Te l'ho lanciata questa proposta, te l'ho detto pure da vicino, dei viso, come si dice, no? 100 euro l'uno, 150 euro l'uno, però questi soldi, no? Che servono per te, per sé. Cioè, dice, dobbiamo fare due acquisti, tre acquisti, un terzino serio, un centrocampista serio, e lo ripeto, è uno che detti il passaggio di categoria, serio, l'ultimo passaggio, o per Solero, per lavoro, come si chiama, per Bruno, o per la signora Rullato, ma deve essere un giocatore di categoria, serio, mi sono spiegato? Sì. Bene,
Dice, ma spendiamo 500.000 euro per un giocatore, 1 milione di euro è un investimento, soprattutto sono Certo, giovane, no? certo. Bene, ma se voi pensate di arrivare a fine campionato a Cattano, anche perché vorrei ricordare a quelli che non lo sapessero, i prezzi pregiati del Palermo, Fortunato, non sono nostri, sono in prestito, quindi a fino Sì. prestito, Ciao. tipo prestito, e se ne Come vanno. Brunori praticamente, Chiaro, che è anche Bruno. l'unico, insomma, che è veramente un Allora, io giocatore direi una serio. cosa, poi andiamo a Sì. vedere invece quello che ti piace di più a te, per capire effettivamente quali sono Quel tocco romantico che diamo alla le puntata riflessioni che di si è fatto Mario, Mario Oddo. perché io adesso lo voglio sentire pure io in diretta. Eccolo qua, Mario Oddo. Ciao Totò, ciao Fortunata, ancora un cordiale saluto rivolto a entrambi e ai vostri numerosi telespettatori. Che dire del risultato di ieri al Barbera? Sinteticamente, molto Bari perché i biancorossi potessero perdere la partita, poco Palermo perché i rosanero fossero in grado di vincerla. Obiettivamente, salomonico il pari. Ora c'è la sosta natalizia, che alla società è presumibile, dovrà servire per una pausa di riflessione, soprattutto di azione. Azione che porti, nei limiti ovviamente delle possibilità, al potenziamento della squadra in quei ruoli dove maggiormente si avverte la necessità. In classifica il distacco del Palermo dal Bari appare incolmabile? Primo posto già assegnato? Pare di sì, ma avviso ai naviganti in maglia rosanero, mai mollare e poi quel che sarà, sarà. Totò, Fortunata. Concludo questo mio ultimo intervento dell'anno ringraziandovi per lo spazio settimanalmente concessomi, all'interno del quale, in linea con la sdrammatizzazione che caratterizza la vostra trasmissione, ho tentato, alcune volte riuscendoci, altre forse no, a strapparvi un sorriso. Imperterrito ci provo ancora. Sicuramente durante la sosta di campionato, in assenza di calcio giocato, l'argomento più ricorrente è la probabile imminente cessione della società. La tifoseria rosanero, in proposito, impaziente attende la svolta. Ne parla, ne parlotta, più che altro ne pallotta. Un abbraccio. Un augurio di buon Natale e sereno nuovo anno a tutti da Mario Oddo. Certo che sei riuscito a Bravo strapparci Mario, l'applauso, ma questo è parlotta, e anche il parlotta. sorriso, Sì, ma uno si parlotta di questo, si cioè, parlotta di perfettamente in linea con il nostro, tra il serio e il faceto della nostra trasmissione, e quello. Certo, intanto affianchiamo abbiamo il fatto. Stefano, ciao Stefano Stefano. D'Amico, ciao Totò, un rinforzo per ogni reparto, E vuole soprattutto un centravanti di peso. di pezzi, potessi mio cugino che ha preso qui 180 kg Lo prendiamo, lo e lo piazziamo mettiamo lì. da. Bene, allora ragazzi, piano piano per i signori da casa vi ricordo che siamo in diretta, lo Sì. diciamo a quelli che dalla TV Da canale su canale 93 Video Sicilia in tutta la in Sicilia. tutta la Sicilia e poi Pigliatevi sugli questo appuntamento settimanale, fortuna. settimanalmente, sì, però Adesso ci ci sono pigliamo 2 settimane di la ferie, come pausa, tutti, certo, giusto? la pausa Ci sono. natalizia per le feste natalizie, rinnoviamo gli auguri a tutti voi in famiglia, E no? Nino Ballerino vi aspetta, ricordatelo, non lo dimenticate perché ci sta preparando le pietanze natalizie. Chicche Allora, io faccio un esempio, natalizie, Fortuna. sì. Se tu devi fare ai 10 invitati, no? Certo. E dice cosa preparo? Passa da Nino, ti fai il preventivo, te lo manda direttamente a casa. Esatto. Uno, due, E te lo passa fa da anche Nino. assaggiare. Bene, passa da Nino e insieme stabilite, io vorrei questo, 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 tu, ma e lui dice alle ore 8 venga e Per suona tot appena. persone, tot orario, e lui è pronto, Quindi prontissimo. ragazzi, veramente dico, approfittate perché ci sono delle pietanze nuove e vi farò un filmato che poi dalle parole bisogna passare ai fatti, Certo, vi giusto? faremo vedere, così gli faremo venire l'acquolina in bocca. Queste io già le ho assaggiate, queste con me, Gourmet, gourmet. ma lo sapete perché fa queste recite con me? Gourmet. Perché lui quando tu vai da Nino Ballerino, lui fa recita con me, no? Come Recita con la me. canzone.
come la canzone, certo, col sapore, no? Uno resta lì attaccato al sapore. Aspetta, vediamo che dice Gianni Moro. Totò, scusa l'ignoranza, ma mi parino tutti scassoni. Girolamo Mulè. Girolamo. L'abbiamo abbondantemente detto. Allora, poi ripeto, se voi volete sentirvi dire che Palermo è una bella squadra, che noi siamo tifosi del Palermo, Palermo faccia sempre. Un conto essere tifosi e averla nel cuore. Quella è un'altra cosa. Noi facciamo una disamina allegra, simpatica, speriamo spiritosa, esatto, senza pigliarci molto sul serio, altrimenti... esatto. Felipe, ci lasceremmo il fegato se ti pigli più sul serio, tu tapero sopra, glielo ridiamo ancora una volta. Però noi le cose ce le dobbiamo dire in faccia, come se fossimo allo stadio. Io per esempio ero allo stadio, le cose che sto dicendo qua voi non sapete a quante persone le ho sentite dire, esatto, fuori dallo stadio mentre c'era la partita, sì. Però poi mi sorge un dubbio. Sì, quale dubbio? Ah, Filippi, perché dice che i suoi ragazzi hanno giocato bene? Secondo me forse vuole tutelare la sua immagine. Filippi, come a dire che tutti i cambi che ha fatto sono stati. No, ma quale cambio? Manca affezione da buona. Come se fossero andati in porre, invece no. Bene, siamo arrivati piano piano alla fine, però abbiamo ancora fortunato alcune cose che ci arrivano dal web. Esatto, dai. Ecco la foto numero 9. Maria Perricone. Dopo la sconfitta di domenica scorsa, oggi mi aspettavo qualcosa in più dalla nostra squadra. Invece si sono accontentati di un pareggio. Ma dentro casa contavamo, speravamo in una vittoria. Certo, meglio di una sconfitta, specialmente con la prima in classifica. Ancora la nostra squadra non ha fatto il salto di qualità per arrivare prima in classifica come pensavamo che facesse, superando chi sta davanti a noi, appunto la squadra che ha vinto. Brava! Vedi? Allora, fortunatamente, è ripartita di nuovo questo, ma lo sai perché? La perché delusione è talmente tanta che volevamo l'incazzatore da Cristiano, sovraccaricare. Allora, andando del vero, dobbiamo dire che Filippo ha anche dichiarato cosa? Che onestamente ha accettato, cioè, il gap, la differenza c'era, la differenza c'era fra il Palermo e il Bari. E il Bari c'era. C'è, è visibile davanti a tutti. Il problema è far capire da dove parte questo gap. Giusto. Poi lui ha dichiarato anche, dice onestamente, però l'ho detto a bassa voce, cioè nel senso che ci vorrebbero due o tre giocatori, quelli che abbiamo detto noi, no? Però, caro Filippi, ci e vuoi quelli che abbiamo? Ci vuoi nei piccio. E i giocatori che abbiamo non servono? Cioè... No, sono giovani, però sì, ci ma vogliono... ce lo ricordiamo che giochiamo sempre allora, in Serie C, Allora, ricordino tutti. Allora, vediamo cosa dice Giovanni Poli. Nel ricambio, gli auguri di Buon Natale a tutti. Ci si vede a fine anno a Palermo. Totò Borgese, buona serata. Buonasera a tutti voi. Bene, ragazzi, che devo dirvi? Stiamo arrivando, mancano appena pochi minuti pochi alla minuti, fine della trasmissione. Una manciata di minuti. Dobbiamo sì. per l'ennesima volta ringraziare, fortunati, sì. le persone che da casa ci seguono. Sì. E anche perché, vi sembrerà strano, ma questa pubblicità che abbiamo fatto... Sì. risulta così gradevole, tanto è vero che dice no. Vai da Nino che senza paura io ti consiglio, fai bella feura. Ah, che bello panino, solo Nino lo sa e fa. E così è scoperto perché hai il gusto più buono che al mondo non c'è. Ah, che bello panino, solo Nino lo sa e fa. E così è scoperto perché hai il gusto più buono che al mondo non c'è. Ah, che bello panino, vi ricordo sempre. Viene l'acquolina in bocca a guardare. Allora Nino, immagini. Io vedo a farti gli auguri personalmente, vengo con Fortunata e tu come e sempre ci faremo gli auguri, ci farà assaggiare qualche altra chicca. Come ha fatto sempre, esatto, gentilissimo gourmet. Nino, a gratis, quando vai a ordinare, panino con la mizza eccezionale, vabbè, tutto poi ci sono questi sexta con me. C'è il tempo ancora di qualche fotonotizia. Sì, certo, che la mamma chi fa schietta, ma... Quella numero 9, quale mandiamo? La 8. La 8, vediamo, la 8 fotonotizia, eccola qua. Da tifosi rosanero riuniti, Ugo Fonantini. 11 contro 10 per tutto il secondo tempo e non riuscire a segnare. Mi viene in mente solo una parola, vergogna. Va bene che davanti avevamo il Bari, assolutamente più attrezzata per la Serie B più di noi.
Solo un pazzo può dire il contrario. Regaliamo sempre un tempo agli avversari. Giocando così, ahimè, possiamo solo sperare che vinciamo i playoff. Ecco la sintesi, ecco, un'altra speranza di quella che abbiamo detto, no? Però io aggiungerei, Fortunata, quando sì. uno dice regaliamo come sempre un tempo agli avversari, però, è verissimo. Però bisogna ricordare che a buon tempo, un dura sempre un tempo. Quindi, bene. Quindi speriamo allora in una prossima vittoria, dai. In una prossima vittoria. Allora, forse sì. mi pare che abbiamo mandato tutto. Sì, io direi, vediamo un pochino a chi dobbiamo assegnare a conclusione di Però aspetta, ci sta facendo la sigla. La sigletta, dai. A chi lo assegniamo? A chi assegniamo? No, diciamo, escludendo Filippi, perché abbiamo capito che per assodato ormai va sempre a lui, io avrei un'idea. A chi? Tu? Io personalmente lo assegnerei a Silipo, perché si sarà attapirato così tanto ad essere stato fermato in corsa mentre stava dirigendosi verso la porta avversaria per fare il gol, che subendo un fallo non è potuto riuscire in questa sua azione. E perché si è attapirato? Al contrario, perché è stato fermato, quindi diciamo sarà rimasto con la rabbia di non essere no, potuto ma si attapirano gli ha sarà rimasto proprio arrabbiatissimo con quello del bar. E non è che si attapira, si incazza, che tutto Povero. Bene, Silipo. Allora ragazzi, ancora per i signori da casa, allora grazie per questo grande successo che ci tributate. Allora, come si verifica il successo? È semplice, non adesso ho delle parole, ma se tu cammini in mezzo alla strada, ognuno ti canta una canzone di un ballerino, c'è chi ti ricorda la battuta che hai fatto, c'è chi ti dice quella cosa che ha detto è giusta oppure quella cosa che ha detto è sbagliata, perché io sono tifoso e lei deve dire forza Palermo sempre, ma chi ci diciamo a prescindere? Oppure dare spazio ai giovani, ascoltare anche i loro pareri, i loro commenti, no? Ci scusiamo, oggi Salvatore ha avuto un impegno inderogabile e quindi non ha mandato il video per aver avuto puntata. Vabbè, ma sicuramente. Però ci abbiamo ancora anche un'altra piccola cosa da fare. Oh, me la sono conservata alla fine. Allora, di uno dei giovani. Quel giovane che vedete che fa anche Daniel, che ci dà la possibilità di, come dire, commentare il Palermo, è un grande sportivo, ha solo 13 anni, giovanissimo, penso che avrà un grande futuro questo ragazzino, perché alla main, ecco, siamo sempre là. Adesso al di là dei fatti tecnici, no? Delle proprietà tecniche, ma la mente allo sport. Con la scuola abbiamo organizzato, da fare alcuni test al CUS Palermo, io l'ho portato al CUS ed è il risultato vincitore di una gara dei 60 metri con velocità, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, Daniele, questo è l'omaggio che ti regalo. Con il tempo di 8.1 ha vinto la gara dei 60 metri Daniel Maggiore. Bravo Daniele! Foto di rito. Allora Daniele, le emozioni per questa vittoria? Bellissima prof, una bella emozione molto forte, ho vinto meritatamente, si può dire? No, si può dire, non è che c'è. Uno che arriva prima vince. Sono guadagnata. Ecco, te la sei guadagnata. E a chi dedichi questa bella medaglia? A mio nonno, al prof Borghese ovviamente, i compagni di classe e anche alla scuola Rosario Livatino. Bravo Daniele! Ecco i giovani! Allora, chiudiamo con questo messaggio di sport. Diciamo che se l'è guadagnata, diciamo. Allora, Fortuna, io vorrei chiudere questa puntata dando un messaggio forte che lo sport ci offre. No? Adesso sì. Al di là del Palermo, di Mirri, l'allenatore, Tapino, Filippi. Però una cosa è vera, ragazzi. Invito tutti voi a praticare attività sportiva, qualunque essa sia, pure il tiro al lupino, decca chi, perché ricordatevi sempre che lo sport aiuta i figli a crescere e li aiuta crescendo nel rispetto delle regole, esatto. Della condivisione, delle emozioni, vivere un momento di socialità aperta, perché lo sport è socialità aperta dove chi vince si vede. Esatto. E non si può bleffare, qua chi vince segna, vince, poi diventa motivo di discussione, anche questa puntata è motivo di discussione. Esatto. Allora io ringrazio per l'ennesima volta. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazi me e io ringrazio te, Totò Borghese, quattro amici al VAR.
Che ci dice Gianfranco? Aspetta, parliamo meno di più. Gianfranco. Totò, nessuno dei nostri titolari ieri giocherebbe titolare nel Bari. Loro hanno De Laurentiis, noi abbiamo Mirri. Tutta qui la differenza in campo. Beh, allora. E con quest'ultima differenza, con quest'ultima riflessione, noi andiamo a chiudere questa puntata. Grazie per questo ascolto. Io ringrazio ancora una volta Fortunata Ferrella che mi sopporta, perché ragazzi ti supporta e anche io ringrazio te, Totò Borgese. Auguri di buon Natale a tutti voi in famiglia, buon Santo Stefano, passatelo bene, in salute, ci vediamo un altro anno, ciao.